oggi era estate, una bella estate calda. Siamo a Novarasco di Opera, Parco Sud di Milano. Siamo qui perché vogliamo ricordare una pianta sacra, testimone del grande Mediterraneo, l'olivo. Vedete, alle mie spalle qui c'è l'obiettivo cardine, l'olivo. Insomma, ce la passa male, queste braccia al cielo. E poi c'è una sequenza che vedrete, i piccoli ulivi, apparentemente piccoli, con dei tronchi grandissimi, gli ha tagliati i rami. Anni fa, 10 anni fa, li usavano perché faceva figo, avere il terrazzo, fuori dal ristorante. Adesso sono lì, semi abbandonati. Bene, 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 bene. Era estate oggi, ma io, ricordando un olivo di Puglia, che ho incontrato un inverno in Puglia, così ho scritto a proposito dell'olivo di Puglia: sulla strada del mio melanconico Natale ho incontrato un olivo percosso dalla tempesta. Viveva nell'orgoglio inquieto del verde e dell'argento. Le sue foglie sciorinavano note musicali per regalarle ai venti, che ritornavano a lui per attaccarne il tronco e le radici. I venti non sapevano che la furia dell'attacco faceva scorrere più veloce la sua linfa. Così sollecitato, l'ulivo preparava i suoi migliori regali: olive ben mature e tarantelle.